Il 13 maggio 2010, nella prestigiosa Sala Stock del Salone del Libro di Torino, i Lions del distretto 108 IA1 hanno attribuito all'onorevole Rolando Picchioni, presidente della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura, del Melvin Jones Fellow. Si tratta del più importante riconoscimento internazionale Lions, che è stato conferito all'onorevole Picchioni per la lungimiranza e la tenacia nella creazione della Fondazione Fiera del Libro, istituendo una importante vetrina internazionale e contribuendo a far conoscere la città di Torino nel mondo. Beh, in senso, è il più alto riconoscimento lionistico che c'è nella nostra, che considera la nostra associazione a livello internazionale. Perché sono stato negli anni felici della mia giovinezza, per cui quanti anni fa non lo so, presidente dell'AIS di Chivasso, fondato il presidente dell'AIS di Chivasso, però al di là di questo non ho nessun merito per una considerazione particolare, se nella loro gentilezza e nella loro disponibilità. I Lions non fanno beneficenza e non si limitano a fare carità, questo per un principio che tiene conto della distrazione che ciascuno di noi può avere nel tempo. Una cosa mi colpisce, un bisogno mi colpisce oggi, predispongo un intervento a favore di quel bisogno per risolverlo sul momento, ma poi sono attratto e impegnato da altre cose. L'anno prossimo mi sono dimenticato, non ci sono più. Anziché far del bene ho creato delle illusioni, delle vane illusioni, pericolosissime quando parliamo di gente, di persone e di paesi che non hanno nulla. Parliamo del Centrafrica, parliamo dell'Africa del Nord, parliamo anche del paese dell'Asia. Allora perché noi siamo diversi, facciamo solidarietà e no? Perché in tutte le opere, in tutti i problemi che assumiamo come problemi da abbattere, tipo la cecità reversibile, la necessità delle scuole, la necessità sanitarie, il recupero di opere d'arte in posti dove queste opere d'arte sono fatiscenti e crollano e rischiano di diventare macerie, noi creiamo una catena virtuosa di interventi che abbiano la continuità nel tempo.